dai, che devi dare. Devi cominciare tu il video. Beh ragazzi, ben trovati qui sul mio canale. No, ok, non sei credibile, devi farla. Bella ragazzi e ben ritrovati qui sul mio canale. Sono un po' raffreddato, un po' si fa per dire, sto veramente una merda, confermi? Comunque siamo qui con questo nuovo video e sono molto contento di portarvi un video. Mi soffio il naso perché cioè è una cosa proprio brutta. Dicevo, sono contento di portarvi questo video perché è un po' che volevo portarvelo. E dico subito che l'avrete sicuramente visto dal titolo, c'è cioè chi avrà già commentato qui sotto insultandomi. Ammetto di aver preso spunto per quanto riguarda questo video da Stepney. Ho visto il suo video 20 video che non vi potete perdere. E quindi ho deciso che fosse un'idea carina rifarlo a modo mio, chiaramente, con 10 video che non potete perdervi del mio canale. Tra l'altro abbiamo lo zoo dentro casa, lì c'è il gatto, qui c'è Snoopy che fa bordello come al solito perché giustamente lui deve... Snoopy, cosa... dove vai? Dimmi dove... cioè se mi dici dove vai almeno c'è un motivo perché tu ci faccia. Ci faccia? Non ci vada, ci faccia. Allora, i video chiaramente ve li andrò a elencare in cronologicamente, insomma, e cominciamo dal primo che non me se può sentire un'altra volta, mannaggia. Ai gelsomini viola. È un video di FIFA 15, la squadra più brutta di FIFA. Ragazzi, questo secondo me è un video, almeno all'epoca, per come li montavo. Adesso chiaramente monto molto meglio di come montavo, anche se si parla del marzo 2015. Ma è un video a parer mio epico, ragazzi, che non potete perdervi, divertentissimo, nel quale giocheremo due partite. Abbiamo giocato due partite con la Corea del Sud. Questo tormentone è andato avanti per mesi. Al momento è arrivato a 894 visualizzazioni, 71 like, un dislike, che sta, c'è sempre perché fa bene. Ed è uno di quei video che, ecco, mi piacerebbe raggiungessero almeno le 1000 visualizzazioni, visto che comunque meritano. Il secondo video che non potete assolutamente perdervi per nessun motivo al mondo è uno dei tanti, delle tante sfide che ho fatto con il mio amico Claudio. Quindi Fede contro Claudio su FIFA 15 sempre. L'episodio numero 5 dal titolo Grandi Portieri. Anche questo è un video divertentissimo, ma penso questo veramente non è uno di quei video in cui faccio il coglione col montaggio. Cioè, qui sì, magari c'è anche un po' di montaggio, ma penso sia veramente uno dei video più divertenti del mio canale, ragazzi. All'interno del quale l'epicità è stata, insomma, la parola chiave. Questo video è uscito il 24 marzo 2015 e al momento ha raggiunto le 889 visualizzazioni, 61 like e un dislike, sempre. Il video che vi andrò a presentare adesso, magari visto insomma la mia espressione molto colorita, è un video che magari molti di voi avranno già intuito. È uscito quest'estate, precisamente il 23 luglio. Parlo di citofonare alla gente, episodio 1. Insomma, questo video, ragazzi, vi potrei dire mille aggettivi, ma penso che quello che riunisca tutto quanto sia questo. Salve, scusi, potrei salire a fare la cacca da lei? Insomma, per lui 2106 visualizzazioni, 231 mi piace e 8 non mi piace. Non è appunto un video, anche visti i numeri, che devo pubblicizzare, ma non potevo non inserirlo in questa top 10, dai. Questo invece è un video completamente diverso rispetto al precedente. È un video che è uscito dopo, leggermente dopo, e anche questo non è un video che devo pubblicizzare dal punto di vista dei numeri, ma che comunque ci tengo che voi vediate. Parlo della top 15, top 15 gol della carriera allenatore su FIFA 15. Non abbiamo, come dissi in quel video, brillato per quanto riguarda la carriera di quell'anno. Abbiamo brillato molto, per chi mi segue da tanto tempo, nella carriera su FIFA 14, e stiamo brillando molto, per chi mi segue anche da poco, la carriera che stiamo facendo adesso su FIFA 16. Insomma, se volete comunque farci un salto, dura più o meno 5 minuti tutto il montage, 7 minuti totali di video. È uscito il 28 luglio, per lui 2838 visualizzazioni, quindi quasi 3000,
211 mi piace, 4 non mi piace. Mi ricordo che questo video l'avevo caricato il 28 luglio appunto, io poi il 29 sono partito per andare 3 settimane in Inghilterra, quindi sul canale per 3 settimane è rimasto solamente questo video, anche per questo motivo ho raggiunto così tante visualizzazioni, ma mi ha fatto veramente piacere leggere anche quando ero appunto lontano da casa tanti bei commenti, ragazzi, vi amo sempre di più perché mi avete lasciato veramente tantissimi bei commenti e tantissimo feedback. Adesso mettetevi comodi perché si torna a farci quattro risate. Il prossimo video, ovvero il quinto che vi vado a presentare, siamo arrivati a metà della nostra classifica, che poi non è una classifica perché di fatto sono video in ordine cronologico, è Fingersi una ragazza suo amico, il video fatto con mio cugino a casa di mio cugino, uscito il 10 settembre 2015, quindi poco fa. Qualche ora fa è uscito, vabbè, qualche mese fa, ma comunque poco prima dell'inizio della scuola. 831 visualizzazioni, 106 like, 2 dislike. Questo invece è un video come i primi che voglio pubblicizzare, perché comunque, ragazzi, fidatevi che è un video che mi fa pisciare sotto le risate, perché ci siamo molto divertiti sia a registrarlo che poi successivamente a montarlo, e poi io faccio ridere sempre di più perché è una cosa veramente che non si può sopportare. Mi chiedo perché stia registrando in queste condizioni. Ma comunque, quindi questo è un video molto simpatico che chiaramente, come tutti, non ve l'ho detto all'inizio per carità, non sia mai, vi lascio in descrizione. E niente, passiamo al prossimo video. E anche questo, ragazzi, come tutti praticamente, perché altrimenti non avrei fatto questo genere di video, è un video da non perdere. A questo però ci tengo in modo particolare, ve lo dico, perché intanto è un video che è uscito il giorno del mio compleanno e molti di voi avranno già capito, quindi il 7 novembre 2015. È un episodio di sfida allo YouTuber, questa serie ideata da me a inizio anno che purtroppo non vi sto portando più con costanza. Ho fatto l'episodio di ottobre, ho fatto l'episodio di novembre, poi lì mi sono fermato e adesso non vi preoccupate che tornerà presto con un video specialissimo, con un ospite non speciale de più, e molti di voi hanno già capito chi sarà l'ospite. Insomma, perché guardare questo video? Allora, intanto vi anticipo che ha raggiunto le 833 visualizzazioni, 172 mi piace, nessun dislike. Ma soprattutto, intanto ve lo pubblicizzo perché appunto non ho ancora raggiunto, come dicevo prima, le 1000 visualizzazioni, cosa che minimo si merita. Come vi ho detto poco fa, è un video a cui tengo particolarmente perché penso sia uno dei video montati nel modo migliore sul mio canale. Penso sia uno dei montaggi più belli e più accurati che ho fatto, e me l'ha detto anche Zlatan. Infatti mi ricordo una chicca che vi racconto adesso. Il 7, perché poi questo video l'abbiamo registrato il 6 e l'ho caricato il 7, quindi anche in tempo record. E quando ci siamo visti, perché poi lui è stato con me il giorno del mio compleanno, lui mi ha detto: io sto leggendo i commenti sotto al tuo video, per carità, va bene, tutti ti fanno gli auguri, ma nessuno che ti dice che il video è montato perfettamente. Questa cosa me la ricordo, mi è rimasta impressa, mi ha fatto per carità piacere, a maggior ragione ve lo pubblicizzo in questo video, quindi andatelo a vedere, ragazzi. Il prossimo video invece è il numero 7 in classifica, che poi non è mai una classifica, ma va bene, io sto male, capitemi. È invece un video uscito il 9 novembre, registrato però il 7, con Zlatan, T-Rex e mio cugino. E FAQ, lo speciale FAQ del mio compleanno, che poi non è uscito il giorno del mio compleanno, ma comunque un FAQ speciale, un FAQ solo per voi. 685 visualizzazioni, 111 mi piace, 4 non mi piace per questo video, ma io penso che debba avere semplicemente 100.000 visualizzazioni. Non vi chiedo tanti mi like, però le visualizzazioni deve avere, io vi giuro, dura 8 minuti, dovete assolutamente andarlo a vedere per il semplice motivo che io tuttora, quando lo vado a rivedere, rido. Ma dall'inizio alla fine rido, non c'è un momento del video in cui non rido. Eppure ormai lo so a memoria, cioè se voi mi dite cosa c'è al minuto, numero, io ve lo so dire, eppure rido ancora, è troppo simpatica sta cosa. Anche questo penso sia uno dei video in assoluto più divertenti, se non il più divertente del mio canale. Io guardo i video porno. Con questo video ci siamo addentrati nel 2016, nel nostro tanto atteso 2016. È un video di carriera, è il primo video che vi metto in questa classifica. Il video è In 4 per lo scudetto, questo è il titolo, quindi FIFA 16, la mia carriera, episodio 21. Questo è l'episodio finale della prima stagione di campionato. Il titolo proprio vi fa capire che è un video epico, ma un po' come tutta la stagione. Quindi io vi dico, potete anche non aver seguito, se siete nuovi soprattutto, tutta la carriera, tutti i primi 20 episodi. Vi basta seguire il 21esimo e comunque non vi siete persi nulla, perché arrivare all'ultima giornata di campionato
e avere una situazione di classifica che vede la prima a 76 punti, la seconda a 75, la terza a 75, la quarta a 74, e quindi quattro squadre appunto in lotta per lo scudetto, penso sia più unico che raro. Quindi non vi dico altro, tranne appunto i numeri. Video uscito l'8 gennaio che ha raggiunto le 2015 visualizzazioni, ne approfitto anche per ringraziarvi, non è una novità che la carriera sia la serie più seguita sul mio canale, però chiaramente non è neanche scontato, e quindi vi ringrazio come al solito. Abbiamo raggiunto i 263 like e i 2 dislike. Questo video, ragazzi, è molto particolare e l'ho fatto in questa location, infatti si intitola Cambio casa, cambio vita. Riassumendo, la mia nuova casa, insomma, è un video vlog per la maggior parte, all'interno del quale però troverete anche un montaggio, un mio monologo. Una chicca interessante è che il monologo che voi avete sentito nel video non era una cosa improvvisata, era seriamente un tema che io avevo fatto precedentemente e che poi, visto che comunque era a parer mio un bel tema e quindi mi era piaciuto particolarmente, ho deciso di rileggerlo. Quindi secondo me comunque è venuta una cosa abbastanza carina. Questo video comunque, anche forse perché è stato parecchio tempo sul canale, visto che per motivi di connessione, proprio con il cambio di casa, non ero riuscito a portarvi la benedetta finale poi di Europa League che è uscita qualche giorno dopo, ha raggiunto le 1230 visualizzazioni, i 296 mi piace, ne ho chiesti 100, e l'unico classico solito infinito non mi piace. Siamo arrivati all'ultimo video che non potete assolutamente perdervi. L'ordine cronologico, ragazzi, è andato a puttane, perché questo è un video del 2015, di fine 2015 e ben più precisamente del 24 dicembre 2015. Parlo delle FAQ natalizie, signori. Il titolo non è a caso, FAQ natalizie, tra parentesi, epic. Perché effettivamente, se non fosse per il piccolo particolare della telecamera che non è messa a fuoco in quel video, ma anche quello può essere un dato abbastanza epico, è un video divertentissimo fatto con mio cugino e con una ragazza di nome Gloria, video che ha raggiunto le 1256 visualizzazioni, 181 like, 5 dislike. Perché vi ho messo questo video per ultimo nonostante appunto l'ordine cronologico? Perché in questo video io avevo chiesto un qualcosa di importante, ovvero, non lo dico per me, anche perché non ne trarrò nessun vantaggio per quanto riguarda la reputazione e la dignità. Però comunque vi avevo chiesto di arrivare a 300 mi piace per un video in cui la cosiddetta ragazza del video avrebbe poi truccato me e mio cugino. Il video è al momento a 181 mi piace, quindi per arrivare a 300 ne mancano un po'. E con questo video siamo giunti al termine di quest'altro video, fama capisse. Io spero che l'idea vi sia piaciuta, idea relativa, perché comunque appunto, come ho detto all'inizio video, ho preso spunto da Stepney, però è stata pur sempre una mia idea questa di riadattarla a modo mio con i miei video. Vi chiedo appunto, se vi è piaciuto, di lasciarmi un bel pollicione in su, lasciatemi un commentino qui sotto, se non lo siete già iscrivetevi al canale. Raggiungiamo, se volete altri video del genere, i 200 mi piace, direi che si può fare. E mi sembra di aver detto tutto, per cui non mi resta che salutarvi. Bella, raga!